uno dei tumori, diciamo, più difficile da trattare, comunque per i quali non è ancora stata trovata una soluzione definitiva o comunque sufficientemente valida, è il tumore gastrico, il tumore che colpisce lo stomaco. Noi ne parliamo col dottor Evaristo Maiello, vicepresidente del GOIM, del gruppo oncologico dell'Italia Meridionale, che abbiamo incontrato a Roma in occasione del congresso nazionale di questa società scientifica. Allora, dottor Maiello, quali sono le terapie standard, le terapie cardine per il tumore gastrico? Purtroppo allo stato attuale nel trattamento della malattia avanzata del tumore gastrico noi non abbiamo un trattamento standard. Sappiamo che la combinazione tra i sali di platino e le fluoropiridine rappresentano il nucleo centrale. L'aggiunta talvolta dell'ipilubicina o dei taxani ha dato sicuramente lievi miglioramenti o miglioramenti nelle risposte obiettive, ma non vantaggi in termini di sopravvivenza. E quindi il nucleo centrale del trattamento rimane al momento attuale una doppietta con sali di platino più la fluoropirimidina. Quali risultati si possono ottenere in termini di progression free survival, le cose più importanti in termini di sopravvivenza globale? Qual è la prognosi di questi pazienti? Ora, purtroppo per questi pazienti la chemioterapia non riesce a dare vantaggi particolarmente significativi. Le previste progression free survival si attestano intorno ai 5-6 mesi, con delle sopravvivenze tra i 10 e gli 11 mesi. Sicuramente la selezione biomolecolare del paziente e soprattutto negli ultimi anni l'aver visto che nel 15-20-25% dei pazienti l'overespressione di HER2 ha trovato nel trattamento con il trastuzumab un grande partner della chemioterapia, ha portato ai miglioramenti più significativi per questa fascia di pazienti, pazienti selezionati in base al biotarget molecolare. Di recente si è affacciato in terapia, già approvato addirittura dall'FDA, il ramucirumab, un nuovo farmaco che promette di dare qualche cosa di veramente concreto per questo tipo di malati. Vorrei chiedere innanzitutto di che cosa si tratta, che cos'è questa nuova molecola? Sì, il ramucirumab sicuramente rappresenta la novità nel settore delle possibili terapie, delle terapie per il tumore dello stomaco. Il ramucirumab è un anticorpo diretto contro il recettore del vascolo endotelial growth factor 2, è un recettore particolarmente importante nella crescita tumorale, e i dati del ramucirumab sono importanti perché due studi ne hanno confermato l'efficacia. Il primo studio è lo studio REGARD, che ha manifestato la prima volta che un agente biologico in monoterapia presenta dei vantaggi in termini di sopravvivenza in una seconda linea dei tumori gastrici, ed è la prima manifestazione, la prima volta che si ha la conferma dell'attività clinica di un agente singolo biologico. Nello studio REGARD infatti i vantaggi in termini di sopravvivenza, di progression free survival, che sono stati osservati quando si è andati a confrontare i pazienti precedentemente trattati con una prima linea di fluoropirimidine e sali di platino rispetto al placebo, e sono stati dei vantaggi particolarmente significativi nei forest plot evidenziati in tutte le sottocategorie dei pazienti con cui è stata fatta l'analisi. Ma il dato più importante è l'estrema tollerabilità di questo farmaco, un farmaco che rispetto al placebo non ha avuto nessun incremento delle classiche tossicità e ha presentato solo un incremento di una tossicità che è quella della classe dipendente, esclusivamente legata all'ipertensione nell'8% dei pazienti, ipertensione di grado grave. Quando poi questo dato, che ha consentito poi la registrazione FDA del farmaco, è stato ulteriormente migliorato quando nello studio Rainbow ha presentato dei vantaggi in termini di sopravvivenza, progression free survival, risposte obiettive con l'aggiunta rispetto al Taxolo, quindi in questo caso una seconda linea in cui il trattamento di confronto era con il Taxolo settimanale versus la combinazione Taxolo più ramucirumab, questo fa pensare che in un prossimo futuro avremo probabilmente a disposizione quello che finora non abbiamo avuto, un regime di riferimento per una seconda linea di trattamento in questi pazienti.
Abbiamo detto che è stato approvato negli Stati Uniti dall'FDA. Che tempi si prevedono per l'Europa e per l'Italia? Queste sono le solite problematiche. L'Europa penso i tempi saranno nei prossimi mesi. Purtroppo le previsioni per l'Italia sono sempre condizionate dalla contrattazione con l'AIFA. Hanno dei tempi non pronosticabili. Speriamo che non mantengano le prerogative e le aspettative, o perlomeno quanto è successo per gli altri farmaci, quindi molto lunghi. In ogni caso l'autorizzazione varrà per lo studio registrativo, quindi per il ramucirumab esclusivamente in monoterapia in pazienti già pretrattati in prima linea. Ultima domanda, il futuro, la ricerca sta andando avanti, a parte il farmaco nuovo di cui ci ha parlato, ci sono altre novità? E purtroppo dobbiamo registrare da una parte che tutti i tentativi fatti con i farmaci biologici e con per esempio il lapatinib, inibitori di mTOR, inibitori di anti-EGFR, hanno dato dei risultati negativi. Di nuovo i risultati sono stati presentati all'ASCO quest'anno con un altro inibitore del vascolo endotelio growth factor 2 e in particolare una piccola molecola tirosinchinasica come lapatinib, che anche in questo caso ha dato dei risultati positivi in seconda linea di trattamento, vantaggio in termini di sopravvivenza che era l'obiettivo dello studio. E c'è anche da dire che però tra i target biomolecolari più interessanti appaiono anche quelli degli inibitori di c-MET. Anche all'ASCO sono stati presentati dei dati iniziali sull'MG337 e c'è uno studio con rilotumumab che è in corso, ed anche da questi si aspettano, speriamo, dei ottimi e migliori risultati.